Lo so, siamo tornati col vecchio sfondo e siccome nell'ultimo video quasi nessuno ha commentato, era piaciuto o scritto che se volevano o non volevano il green screen, sono tornata ancora con il vecchio sfondo, quindi ve lo ripropongo ancora. Ditemi se volete il green screen come gli vecchi acquisti manga o se volete che torni allo solito sfondo della mia libreria bella tutta bella decorata. Sigla! Ciao ragazzi e ben ritornati in un nuovo video con la vostra Vale Mangaka. Oggi siamo ritornati in un nuovo acquisti anime manga. E sì, anche questa volta sarà diviso in due parti. Questa parte è dedicata ai vecchi volumi, la seconda parte sarà dedicata ai nuovi volumi e sono delle novità buone buone buone. Anche quest'oggi tanta roba, i vecchi volumi. Non so come faccio sempre tutte le volte a ridurmi sempre all'ultimo a registrare e anche a fare gli acquisti, però ahimè questo è il tempo che ho. Vi dico un piccolo anticipo che i prossimi video che voglio fare saranno delle cose abbastanza interessanti, naturalmente per molti che stanno iniziando a leggere manga, perché vengono a chiedermi tantissimi: ah, qual è il manga che devo iniziare, io ho una certa età, bla bla bla, tante cose. Quindi per tutti i nuovi iscritti o per i piccoli fan, aspettatevi un video o dei video abbastanza importanti per voi, mi raccomando. Detto questo, iniziamo subito con i vecchi volumi. Iniziamo con il quarto volume di Tokyo Ghoul, reedito dalla J-Pop. Bello bello come sempre, molto carino i disegni e tutto quanto. Mi piacciono un sacco le copertine che sono qualcosa di pazzesco, assurdo. Molto corta carino, anche molto molto carino anche questo. Terzo volume di Seven Garden, edito dalla J-Pop. Avevo già detto all'inizio che volevo recuperarmi quello, diciamo, questo manga in edizione in lingua inglese, volevo recuperarlo, però grazie mille alla J-Pop ha voluto portarlo anche questo manga e mi piace tantissimo, per un genere fantasy molto tranquillo, molto leggero, non tanto leggero perché c'è un po' di sangue, un po' di tutto, però è molto molto carino, mi piace un sacco. Settimo volume di The Rising of the Shield Hero, edito dalla J-Pop. Mamma, un titolo più lungo non ci poteva essere. Bello anche questo, solito manga molto simile alla saga di Sword Art Online, sempre soliti giochi di ruolo, però è molto carino anche questo, molto molto simpatico. Settimo volume di Gate, edito dalla Star Comics. Mi piace un sacco in questo, bello, i disegni sono bellissimi, sono assurdi, mi piace un sacco e prima o poi mi guarderò anche l'anime, come al solito. Decimo volume di Peep Hole, edito dalla J-Pop. Bello, molto carino, sensuale, simpaticissimo. Come sempre consigliato per un pubblico adulto, quindi ai più piccoli chiedete prima a mamma e papà l'autorizzazione di poterlo leggere o se no al rivenditore di fumetti. Però io ve lo sconsiglio veramente perché è dedicato soltanto a un pubblico adulto e non vorrei che rimaniate traumatizzati guardando e leggendo questa roba. Terzo volume di La Vie en Doll, edito dalla Planet Manga. Oddio, è passato un sacco di tempo dal secondo volume che di giuro non mi ricordo niente. Magari avessero potuto continuarlo tutto a un'uscita una volta al mese. No, devo farlo uscire bimensile, trimensile. Ma basta, fatelo uscire regolarmente, porca misera. Adesso mi tocca rileggermi tutti i precedenti volumi perché non mi ricordo più niente. Sesto e, ahimè, ultimo volume di Soul Reviver, edito dalla Planet Manga. Tra l'altro, che se avete notato, è molto più spessotto rispetto ai precedenti volumi. Non so perché. Devo ancora leggerlo, mi aspetto un finale della Madonna, molto molto carino. Avevo letto da qualche parte che faranno un seguito di Soul Reviver e dovrebbe uscire forse a maggio o giugno, dovrebbe uscire da qualche parte. Non vedo l'ora di poterlo prendere, di farmi un'idea se è un... mi pare che sia un sequel o un prequel, non mi ricordo bene. Però sono curiosissima di leggere. Per il momento mi godrò l'ultimo volume, spero che sia una bomba pazzesca. Quarto volume di Revenge Classroom, edito dalla Planet Manga. Molto bello, mi piace un sacco questi sui generi a splatter, sulla vendetta personale, qualcosa di pazzesco. All'inizio non carburava tantissimo, però i disegni sono qualcosa di belli, mi piace un sacco e secondo me è una serie che potete leggere e la consiglio vivamente. Undicesimo volume di Food Wars, edito dalla Goen. Almeno un volume la Goen sta riuscendo a portarlo avanti con frequenza normale, con cadenza quasi, non dico giornaliera, ma con l'uscita abbastanza regolari. Facessero così con tutte le vecchie serie, almeno sarebbe tanto di guadagnato.
secondo e ultimo volume di Ice Trail, Il segreto del ghiaccio, edito dalla Star Comics. Continua l'ultimo volume dello spin-off dedicato a Grey di Fairy Tail. Carino, ma niente di particolare, perché sono una miniserie soltanto di 2 volumi, abbastanza godibile. 12° volume di Magic Girl of the End, edito dalla Planet Manga. Secondo volume di Rocky Joe Perfect Edition, edito dalla Star Comics. Secondo volume di Taboo Tattoo, edito dalla J-Pop. Molto carino anche questo, soltanto iniziato, però è bello, molto molto carino. Siamo soltanto al secondo volume, tra l'altro ho pagato 3,99€. Pagato, poi probabilmente dal terzo volume in poi probabilmente cambierà e andrà al solito con il prezzo di copertina normalmente. Molto carino, mi piace un sacco e consigliato anche questo. Siamo soltanto all'inizio, per il momento non c'è tantissimo movimento, però penso che sia qualcosa di molto molto qualcosa. Non dico di assurdo, però è carino, godibile. Secondo volume di Princess Lucia, edito dalla Goenè. Come ho già detto via per Food Wars, speriamo che anche questo Princess Lucia, la Goenè, possa continuare a portare avanti. E speriamo che continui anche con questa serie, perché è molto carina anche questo. Sì, diciamo che i disegni sono un po' parti, non sono niente di granché, però a me piace particolarmente questa serie, un po' sui demoni, la battaglia tra il bene, i demoni, gli angeli, mi piace particolarmente. 8° volume di My Hero Academia, edito dalla Star Comics. Bello, 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 non ci sono altre parole per descriverlo, mi piace un sacco. Come dentro, guardando anche dietro, sono un po' stile, anche questo un po' tipo stile fumetto americano, tutto colorato, bianco, molto carino, e si continua con la serie, mi piace un sacco, sacco, tantissimo. 3° volume di Bugie d'aprile, edito dalla Star Comics. Carinissimo, qualcosa di assurdo, mi piace tantissimo. Particolare, molto particolare, perché chi ha visto l'anime saprà un po' bene come si tratta e tutto quanto. Penso che sia qualcosa di interessante per tutte le ragazze, tutte le ragazze che vogliono leggerci uno shonen tranquillo, un po' sul sentimentale, sul valore dell'amicizia. Questo è il manga che fa per voi, o l'anime che naturalmente chi vuole di preferenza. 13° volume di Brightheart nell'oscurità, io lo dico così, edito dalla Planet Manga. Carino anche questo, sta andando un po' troppo sulle lunghe, speriamo che stiamo un po' alla fine, perché ovviamente dopo 3 mesi che aspetti l'uscita di questo qua, un po' dici devo leggermi anche questo, perché poi non ne possiamo più. Comunque, 4° volume di Twin Stars Exorcist, edito dalla Planet Manga. Alcune persone l'hanno, non piace questa serie, o non piace proprio leggerselo il manga, l'hanno un po' sottovalutato. A me non mi dispiace, sinceramente. Ho visto qualche frame dell'anime, e anche questo, sempre soliti anime da guardare nella mia lista, e mi pare che sia anche questo abbastanza interessante. Ho visto un po' qualche micro episodio della serie, e mi pare sia stato interessante. L'anime è carino, è godibile, anche i disegni sono belli, mi piacciono, però non vedo niente di particolare. A me piace particolarmente, poi naturalmente i gusti sono gusti, chi può piacere e chi non può piacere. 4° volume di Black Clover, edito dalla Planet Manga. Molto carino anche questo, assomiglia un pochettino alla serie di Fairy Tail, però non nulla che ha a vedere con Fairy Tail, però è molto molto simile, mi piace un sacco, è molto molto carino, consigliato anche questo. 5° volume di X-Blade Cross, edito dalla Goen. Shonen che sta andando per le lunghe, dopo una lunga assenza soltanto di 2-3 volumi, e poi hanno voluto pubblicare il mese scorso il 4° volume, molto probabilmente anche la Goen lo vuole portare a termine questa serie. Dai, ci sta, forza, ce la facciamo, continuiamo questa serie. Non ho ancora letto, però a me piace, ho letto la prima serie di X-Blade, molto molto carina. Se riuscite a recuperarla, è sempre, mi pare, della Goen, aiuto, se riuscite a recuperarla, recuperatela, perché è carina. E questo qua è la seconda, il sequel del primo X-Blade. Comunque è carino anche questo, consigliato, diciamo. 18° volume di The Seven Deadly Sins, edito dalla Star Comics. Bello, mi piace un sacco, continuiamo con la serie, bello bello bello, mi piace un sacco, e speriamo che continui ancora questa serie, e non so ancora quanti volumi, però forse sulla oltre la 30ina probabilmente, però è molto molto carino. Se riuscite a recuperare anche l'anime, guardatevelo.
terzo volume di Haru Polish, edito dalla Goen. Anche questo ci è voluto un sacco di tempo, porca miseria, forse più di 4 anni probabilmente che non sapevamo più notizie di Haru Polish. Io ho ancora i primi volumi appoggiati da qualche parte, dei primi 2 volumi di Haru Polish, e mi era piaciuto tantissimo. Continuiamo con la serie di Haru Polish, carinissimo. I disegni sono molto carini, molto pucciosi, mi piacciono un sacco, e dovrò rileggermi ovviamente i precedenti 2 volumi perché non mi ricordo più niente dopo aver passato 4 o 5 anni a distanza, non mi ricordo più nulla ovviamente. Sesto volume dei Cavalieri dello Zodiaco, Saintian Show, le Sacre Guerriere di Atena, edito dalla Planet Manga. 38esimo volume di Kenichi, edito dalla Planet Manga, mamma mia quanta conte, carino anche questo, simpaticissimo, bello 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 bello. Settimo volume di Attacco a Scuola con i Giganti, edito dalla Planet Manga, spin-off presa per il culo diciamo della serie principale dell'Attacco dei Giganti, molto molto carino, molto simpatico. Quarto volume di Monster Musume, edito dalla J-Pop, si aggiunge così al nuovo inquilino, alla nuova ragazza mostro, come vediamo qua nella nostra copertina, e molto molto carino, mi piace un sacco, a me che piacciono le ragazze mostro, che adesso mi è venuta nella trippa delle ragazze mostro, e mi piacciono i generi ecchi, questo è il genere che fa per me, mi piace moltissimo, avevo visto anche l'anime, è molto molto carino, diciamo che sono soltanto 12 episodi se non vado errato, 12 o una sola ventina, non mi ricordo, e la serie in diciamo non è che va abbastanza simile al manga, però a un certo punto si distacca e va a tutt'altra direzione, però è carino ed è abbastanza godibile naturalmente per chi è interessato a guardarsi anche l'anime. Per tutto il resto, se volete guardarvi il manga, leggervi il manga, ve lo suggerisco, stra consiglio. Tra l'altro oggi la copertina è tutta rosa perché il personaggio, come avete visto, è una ragazza sirena, è tutto rosa confetto, molto molto carino, simpaticissimo, bello bello bello. E andiamo avanti con l'ottavo volume di One Punch Man, edito dalla Planet Manga. Oh mio Dio, quanto è figo questo one! Tra l'altro, adesso ho guardato dietro, le cover, c'è anche dietro qualche scenetta dietro. È simpaticissimo, mi piace un sacco. È bello, simpatico, divertente, tutto quello che volete. Mi piace un sacco. Prima o poi mi comprerò anche la figure. Ho già detto questo. 13esimo volume di Lupin III, edito dalla Planet Manga. Continuiamo con il 17esimo volume di Terraformers, edito dalla Star Comics. Wow, tanta roba, ho fatto bene a comprarlo, mi piace assai, è troppo figo, 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 bellissimo, tanta tanta roba, mi piace tantissimo. Chiuso il reparto dei manga con l'ultimo manga, che è una mappazza che voglio far vedere, che voglio lasciarla per ultimo perché è una cosa pazzesca, voglio vedere gli ultimi comics, e i comics che ho preso sono il 9° volume di Spider-Gwen, edito dalla Panini Comics e targato Nova Marvel, e penultimo ma non meno importante il mio amatissimo 30° volume di Giant PK, anche questo edito dalla Panini Comics. E ora arriviamo all'ultimo articolo, che questo è una limite, è una edizione diciamo perfect, iper super pay mega perfect edition, che è qualcosa di pazzesco, che non penso moltissimi l'hanno voluta recuperare o voluto prendere perché è una mappazza grossa così, peggio ancora di un dizionario, e sto parlando della perfect edition di Devilman della Gonagain, edito dalla J-Pop. E se vi dico che è una mappazza, è vero, guardate quanto è grosso e spesso, tra l'altro mi piace che tra l'altro la copertina è tutta rigida e ci sono alcune vignette di quello che stai per leggere o di quello che hai già letto, ma che è quello che ti potrai già aspettare. Comunque molto molto, è una bella serie, tutta incartonata, molto molto figa, e se volete comprarlo prendetevelo, però andate un po', non dico a rischio, però fate attenzione se volete prenderlo. Se avete la edizione, la vecchia ristampa con i 5 volumi che fanno la figura di Devilman, tenetevela lì, tenetevela, perché questa qua è un'edizione tutta perfect, tutta iper mega iper power, un'edizione diciamo che è molto molto figa. Io l'ho voluta comprare perché sono andato un po' a rischio, anche ci sono alcune pagine a colori diciamo, guardate un po' che roba, è assurdo, che a me che piacciono i disegni della Gonagai, e mi piacciono Devilman, Amon e tante altre cose,
non potevo comunque prendermi questa roba qua, però porca miseria. Comunque, un mio amico che ho letto, un mio amico mi dice che ci sta una nuova edizione così, un po' il prezzo quello che è, ci sta. E con quest'ultimo concludiamo questa prima parte dei vecchi volumi. Io spero che vi sia piaciuto, che vi siate divertiti, che vi abbia nuovamente avuto anche interessata nuovamente questo genere. Se avete delle domande, a qualsiasi tipo di domanda su quello che avete visto, me lo scrivete qua sotto nei commenti, io cercherò di rispondervi naturalmente il più velocemente possibile, perché anch'io ovviamente ho una vita normale. Comunque cerco in qualche modo riuscirò a rispondere. Cosa importantissima, voglio dirvi ufficialmente che abbiamo aperto il gruppo di Telegram degli Spalmati Crew. Yeah! Vai! Quindi vi lascio qua sotto anche questo in link in descrizione del gruppo di Telegram. Se ci cliccate direttamente vi porterà direttamente al gruppo di Telegram degli Spalmati Crew, che così potete interagire direttamente con noi. Detto questo ragazzi, io chiudo il video e come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace anche alla mia pagina Facebook, Twitter, Instagram e Telegram e il gruppo degli Spalmati, che vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Ho ceduto al lato demoniaco di Devilman. Ah!